Siamo a Roma in occasione della prima edizione dell'Orphan Drug Day, organizzato dall'Osservatorio delle Malattie Rare. In tale occasione abbiamo avuto modo di parlare con la dottoressa Laura Crippa, direttore marketing appunto presso Shire, e del caso proprio di Shire e della collaborazione con il TIGEM. Allora dottoressa, oggi si è parlato tanto, sono stati illustrati vari casi sui farmaci orfani. Innanzitutto cerchiamo di valutare questa vostra collaborazione col TIGEM. Come nasce e a cosa sta portando? È nata nel 2012 con la firma di un accordo di collaborazione e di ricerca di durata di 5 anni, quindi siamo più o meno a metà strada e si è scelto una serie di patologie su cui il TIGEM continua a svolgere una ricerca indipendente e per cui Shire collabora con il TIGEM, si lavora insieme, si fa una forte collaborazione scientifica e di scambio di dati e nel momento in cui si avranno dei risultati significativi Shire avrà l'opzione di stringere accordi di licenza e poter continuare il lavoro di TIGEM fino a portare i farmaci a disposizione dei pazienti. Ecco, quali sono le molecole che state sviluppando adesso insieme al TIGEM? Stiamo lavorando su diverse aree terapeutiche, in particolare si lavora sulle malattie di accumulo lisosomiale, che sono delle patologie in cui non funzionano degli enzimi e quindi delle sostanze si accumulano nelle cellule e causano dei danni irreversibili purtroppo. Stiamo lavorando su patologie neurodegenerative e inoltre su un ambito di terapia genica per patologie oculari. Ora, Shire è una big pharma e il TIGEM comunque è una struttura che è in Italia, quindi è possibile questa collaborazione tra le grandi aziende e gli istituti pubblici di ricerca? Assolutamente sì, la collaborazione è possibile e anzi è auspicabile, questo perché i laboratori di ricerca interni alle aziende possono fare solo una parte del lavoro, la ricerca ormai è estremamente complessa e specializzata e quindi bisogna andare a cercare le competenze dove ci sono. Con un accordo trasparente si può lavorare insieme, con un ambiente di reciproco rispetto, di reciproca fiducia, si possono fare grandi cose ed è quello che noi vediamo nella nostra collaborazione con Teleton e con il TIGEM. Senta, un'ultima domanda, in Italia cos'è che bisognerebbe migliorare per agevolare queste collaborazioni pubblico-private, soprattutto poi nel campo di farmaci orfani che è ancora magari più difficile come settore? Ma quello che sicuramente serve è una modalità di collaborazione trasparente ed efficace, cioè trovare degli accordi che dettaglino le singole responsabilità e che permettano di lavorare insieme senza competizione tra quelle che sono le parti dell'accordo.